L'Edito Radio. L'Edito Radio. Parola ad Umberto Chiariello. Ovviamente Napoli è il paese delle esagerazioni e delle tragedie. E quindi la sconfitta con l'Empoli fa gridare alla gente la parola vergogna, fallimento, e chi più ne ha più ne mette. Mi dissocio totalmente da questa impostazione disfattista che non mi appartiene. Ritengo però che la partita di Empoli sia un bruttissimo segnale da altri punti di vista. Non conta niente per la classifica, il Napoli difenderà il secondo posto tranquillamente, anche perché dietro non ha squadre così costanti nel rendimento. Chi è impegnato a litigare al suo interno, chi non fa gioco, chi è alla frutta, vedi la Roma, chi ondivaga come la Lazio, non sono affidabili. Il problema però è che se noi dobbiamo capire come questa stagione, dobbiamo anche capire una cosa importante: se questo bicchiere è veramente mezzo pieno, mezzo vuoto, perché ci sono ormai due partiti chiarissimi: quello che dice siamo a meno 11 dall'anno scorso, meno 6 nel giorno di ritorno, meno 18 dalla Juventus, ma di che parliamo è un fallimento, e che l'abbiamo preso a fare Ancelotti. C'è chi dice, scusate, ma dato che la Juve si è così rinforzata, dato che sul mercato c'è gente che ha speso 200 milioni e dato che tutti gli esperti davano il Napoli quinto in classifica ed è secondo per distacco, come fate a parlare di fallimento? Bisogna guardare il dato positivo, non quello negativo. Forse la verità, che a me non è mai piaciuta come definizione, sta nel mezzo, non è vero per niente, ma in questo caso può contemperare entrambe le posizioni. Cioè, il secondo posto è una buonissima stagione, ma non è esaltante. Cosa può rendere esaltante il tutto? L'Europa League, dove serve l'impresona, perché l'Arsenal è assolutamente favorito. Quello che però non mi piace di questa sconfitta è il problema che si chiama mentalità. Se vuoi avvicinare la Juve devi migliorare nella mentalità. Se prendi il miglior allenatore del mondo, che ha la mentalità vincente perché sa come si vince, la devi saper trasmettere alla squadra, e non la devi trasmettere con la Roma dove le motivazioni vengono da sé, ma la devi trasmettere con l'Empoli. Quindi se Ancelotti oggi mi dice che la squadra non c'era mentalmente, la colpa è fondamentalmente sua. Io che amo e adoro questo allenatore, che mi auguro rimanga troppi anni e molti anni, anzi troppi la parola sbagliata, tanti anni, non mi può venire a dire che la squadra è scesa in campo senza le giuste motivazioni, perché è un'autoaccusa che fa a se stesso. E allora per me il peggiore in campo ieri si chiama Carlo Ancelotti.